Ciao ragazzi, qua ZV, bentornati sul mio canale. Quest'oggi siamo con un'altra accetta qualsiasi offerta challenge, questa volta con il Napoli. Allora ragazzi, vi chiedo subito scusa se magari non ho messo lo sfondo viola, se sono un pochino controluce, però c'è una bellissima giornata, ho tantissima voglia di registrare con questo sole che mi entra dalla finestra. E quindi ragazzi, spero che non vi dia troppo fastidio, ma ragazzi, non perdiamo altro tempo. Una bella iscrizione al canale, lasciate mi piace, fatemi sapere la prossima squadra per l'accetta qualsiasi offerta challenge. Andiamo subito dentro. Allora, per chi non sapesse in cosa consiste questa sfida, noi dobbiamo avanzare con le giornate e nel frattempo accettare tutte le offerte che ci arriveranno per i nostri giocatori. Però ragazzi, qual è la cosa bella e divertente di questa challenge? Che noi fino a gennaio non potremo fare nessun acquisto. Intanto mi arriva già la prima offerta per Isai, 15 milioni dall'Arsenal, dobbiamo accettare senza nemmeno appunto trattare. E vi dicevo, fino a gennaio noi non possiamo fare nemmeno un piccolo acquisto, nemmeno un prestito. Dobbiamo infatti sperare che qualche top player ce lo lascino, almeno fino a gennaio. E soprattutto dobbiamo sperare che magari qualche big club ci possa fare un'offerta con altri giocatori all'interno della trattativa. Quindi in questo modo potremmo avere magari un buon giocatore fin da subito che possa prendere il ruolo al giocatore che appunto andiamo a dar via. Ad esempio qui, ecco, cioè Isai venduto, poi arriva l'offerta dell'Inter per Lozano. Cioè, a tutte le squadre lo potevo vendere, arriva l'Inter che me lo prende al prezzo base. Potevo venderlo a 64 milioni, arriva l'Inter 44 milioni e 6 e sono costretto ad accettare. Intanto ragazzi, devo iniziare a pensare ai miei futuri acquisti di gennaio, sperando che non verremmo esonerati appunto prima di gennaio, perché c'è anche questa possibilità. Dobbiamo essere bravi a pensare già agli ipotetici acquisti di gennaio, basandoci sui soldi che abbiamo, che avremo e soprattutto sui giocatori che stiamo vendendo. Io avanzo e aspetto a malincuore tutte le offerte. Offerta per... no, vabbè, in prestito veramente ragazzi è uno spreco micidiale. Elmas in prestito all'Arsenal. Cioè, capito, dobbiamo perdere via un giocatore che non possiamo sostituire senza nemmeno guadagnarci un euro. Cioè, incredibile ragazzi, che sfortuna. Già Lozano se n'è andato, se n'è andato anche Isai. Adesso Elmas in prestito. Cioè, incredibile ragazzi. E io spero... oh, rifiutato prestito. Grande, grandissimo Elmas, grandissimo. Ha capito la nostra situazione e ci ha aiutato. Pagata la clausola rescissoria di Insigne. La Lazio paga 90 milioni. Ma poi la Lazio, ma dove li prende tutti questi soldi la Lazio? 90 milioni per riformare la coppia di attacco Lorenzo Insigne e Ciro Immobile. Cosa devo fare? Grazie per avermi ricevuto mister, mi dispiace dirglielo ma credo che il mio futuro sia lontano da qui. Lorenzo, che ti devo dire? Almeno 90 milioni sono tanti, almeno hanno pagato la clausola, però il capitano Lorenzo Insigne via, non lo so, è proprio una rivoluzione Napoli, Voi amici napoletani che mi seguite, lo vendereste mai Insigne? Se sì, accettereste un'offerta di 90 milioni per Lorenzo? Insigne venduto. Venduto anche Insigne. Nel frattempo ragazzi abbiamo quasi 200 milioni. Però con chi giochiamo? Zielinski alla sinistra, per forza. Zielinski, Osimhen, Politano. Non è nemmeno malissimo. Ecco, città, adesso guardate che mi comprano subito pure Zielinski. Tra l'altro abbiamo anche la partita di Supercoppa contro la Juve. Non so cosa possiamo fare ragazzi, perché non possiamo comprare ancora nessuno. Io ho già in mente chi poter comprare a gennaio con questi soldi. Scrivetemi anche voi chi comprereste ora come ora con questi soldi. E vado a sistemare la formazione per la Juve. Allora cerchiamo di sistemare un attimo il tutto, perché Mertens alla sinistra potrebbe anche farlo. Sì, ci potrebbe stare. Bakayoko lo mettiamo qui e lo mettiamo appunto CDC, perché lui è un CDC e appunto in questo modo crescerà. Eccolo qui, Bakayoko almeno lo abbiamo. Fabian Ruiz, Politano, Osimhen, Mertens come alla sinistra. Per forza, cioè non c'è altro da fare. Mario Rui addirittura meno 3, mamma mia. Abbiamo Meret che io metterei titolare al posto di Ospina. E poi ragazzi non abbiamo più nessuno, cioè
Non so come facciamo ad arrivare a gennaio con questa formazione. Il Napoli veramente quest'anno è messo male, ha una rosa molto molto corta. Poi nella vita reale sono tutti infortunati. Vabbè, simuliamo, non mi aspetto nulla in questa partita. Simulazione veloce, non lo so, vediamo ragazzi, cioè non mi aspetto, infatti 2-0, Alexandro e Quadrado. Era normale ragazzi, non vedo l'ora di arrivare a gennaio e di poter ricostruire la squadra. Per no, ma io con, ma con chi gioco? Ma la Lazio, ma come fa a avere tutti questi soldi la Lazio? Ma mi ha già pagato la clausola per Insigne, ma che problemi ha questa Lazio? Hanno già pagato 90 milioni per Lorenzo Insigne, ma cosa hanno venduto? Hanno venduto tutti. La Lazio, vabbè, devi vincere lo scudetto, io devo accettare 100 milioni dalla Lazio per Koulibaly, ragazzi, ma con chi gioco? Ma con chi gioco? Con chi gioco? Io voglio capire i soldi della Lazio. Lotito cos'è, impazzito da un momento all'altro? E vabbè, dai, vado io a giocare in difesa. Vado io a giocare, Chelsea 40 milioni per Manolas. Ragazzi, io sono costretto ad accettare. Adesso vediamo cosa faranno Koulibaly e Manolas. Cioè, se sono dei veri amanti del calcio, restano, ragazzi. Tanto simuliamo in Coppa Italia contro il Bologna. Dai, almeno in Coppa Italia perdiamo i rigori. Mamma mia, la vedo dura. Qui mi esonerano, eh. Qui mi esonerano. C'ho più nessuno. Koulibaly venduto. Offerta per Manolas. Mi offrono bastoni più 3 milioni. L'Inter mi offre bastoni. E beh, già sarebbe meglio. Già sarebbe meglio, perché almeno avremo un difensore. Però il Chelsea è arrivato prima. Adesso vediamo Manolas cosa fa. Intanto Koulibaly dato alla Lazio. Non so cosa abbia questa Lazio. Insigne Koulibaly. Vediamo un pochino cosa succede con Manolas. Stop trattative. Vediamo cosa sia successo. Manolas, stop trattative col Chelsea. Ok, il Chelsea si è ritirato. Adesso dobbiamo vedere con l'Inter. Bastoni accetta il contratto. Io accetto e in teoria dovrebbe essere andato via Manolas. Dovrebbe essere arrivato Bastoni, ragazzi. Per, vabbè, ancora qui Manolas. Vediamo, perché sta trattando con l'Inter, sono sicuro. Però già Bastoni, vedete, cioè, perlomeno ci hanno dato un buonissimo giocatore per il futuro. Cioè, Bastoni può crescere, sono sicuro che ci potrà dare una grossa mano. Ed è andato via anche Manolas. Arriva Bastoni, che fa coppia con Ramani. Mamma mia, ma come si è messi male, ragazzi. Questa squadra qui dobbiamo veramente fare il miracolo entro gennaio. Il miracolo. Poi nei sostituti non abbiamo nessuno. Cioè, spero che non si infortuni più nessuno, ragazzi. Questa è la nostra formazione che abbiamo. Non possiamo più vendere nessuno, quindi adesso andiamo a simulare. Arriviamo a gennaio con 299 milioni, che tra l'altro, se sistemati, ragazzi, arrivano a 300 milioni di budget. Io ho già in testa chi comprare. Fatemi sapere la vostra. Noi ci vediamo a gennaio, sperando di non venire esonerati. Ci siamo, ragazzi, gennaio, e siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Andiamo a vedere questo Napoli. Quarto. Extra lusso, ragazzi. Extra lusso. Siamo pure sopra la Juve. E la Lazio terza. Godo. Ragazzi, dobbiamo guarda dov'è la Lazio. Al prossimo match però ci arriviamo, ragazzi, con una nuova squadra. Cristiano Ronaldo 15 gol, Belotti 13, Correa 13, Malinowski 10. Non c'è Insigne, non c'è nessuno però del nostro Napoli. Osimhen 81, Mertens. Ok ragazzi, stiamo tenendo. Questa è una cosa molto molto importante. Andiamo a vedere, è vero. Ah, Ciro Immobile, ecco perché è andato al City. Ciro al City, ecco da dove vengono tutti questi soldi. Vabbè ragazzi, vediamo anche in Europa League, perché Supercoppa e Coppa Italia abbiamo visto che non ci siamo più. Vediamo in Europa League. Siamo ai sedicesimi contro l'Ajax. Primi nel girone, tra l'altro, e senza aver perso. Vabbè che giocavamo contro squadre un po' così, però, ragazzi, adesso è il momento di fare tanti tanti acquisti. Allora, andiamo subito sulla difesa. Abbiamo bisogno di un difensore, ragazzi. 36 anni, ma 84 di overall, è un prezzo veramente irrisorio. Thiago Silva potrà e dovrà essere il nostro perno difensivo. Thiago Silva, Bastoni, ci sta. Offerta di 10 milioni al Chelsea.
Il Chelsea ne chiede 13, accetto, e abbiamo già un top player. Lo so, decresce ragazzi, ma è per metà anno. Come terzino destro vorrei prendere Trippier dell'Atletico Madrid, un terzino destro che sa il fatto suo, non è tanto alto, ma ragazzi mi piace molto e secondo me non costa nemmeno chissà quanto. Faccio un'offerta di 30 milioni all'Atletico Madrid per Trippier e accettano. Grandi, grandi! 30 milioni possono sembrare tanti, però ragazzi, fidatevi, è un giocatore che li vale, perché non decresce. Forse potevamo offrire 25, però siamo lì. E sempre da Atletico Madrid andiamo anche sul terzino sinistro, ossia Renan Lodi. Ecco, guardate tra l'altro Trippier, vale 26 milioni e mezzo e lo abbiamo pagato 30 ed è un 82 di overall, quindi fantastico. Ecco, sapete cosa? Io potrei offrire Ghoulam per Renan Lodi, ovviamente più una cifra monetaria. No, non va bene, niente, dovremmo andare su un altro terzino sinistro, ma vi siete spoilerati il super colpo che voglio fare in attacco. Eh sì ragazzi, vorrei provare a portare Eden Hazard a Napoli. Quanto sarebbe bello vedere Hazard al Napoli, anche per una cosa personale del belga, un modo per riscattarsi diciamo. Offro 80 milioni al Real Madrid, che me ne chiede 133, sono tanti. Gliene offro 100, vediamo, no, 133. E ragazzi, con 114 milioni riusciamo a strappare il talento belga ex Chelsea dal Real Madrid. Un super acquisto, 87 di overall. Secondo me può far tanto bene ragazzi, mi aspetto veramente tanto da Hazard. Anche perché in questo modo possiamo mettere Mertens titolare con Osimhen in panchina. Andiamo a sistemare appunto Hazard come ala sinistra. Fuori Ramani, dentro Thiago Silva. Fuori Di Lorenzo, dentro Trippier. Dobbiamo sistemare Mario Rui. E poi il centrocampo non lo vorrei toccare perché secondo me è perfetto. E nel caso ragazzi, ecco, nel caso andiamo a prendere un altro bel difensore centrale. Quindi terzino sinistro e difensore centrale top. E secondo me questo Napoli può andar bene così. Quanto abbiamo? Abbiamo un budget di 160 milioni per difensore centrale e terzino sinistro. So già chi prendere. Giocatori trovati, Sergio Ramos e Alex Telles. Secondo me ragazzi possiamo prendere entrambi. Vado a trattare sia con il Real che con il Manchester United. Stesso discorso che ho fatto per Thiago Silva lo facciamo anche per Sergio Ramos. Però ragazzi è una rebuilding a breve termine e appunto abbiamo bisogno di giocatori come Ramos, con overall alto e comunque a basso prezzo. 51 milioni per Sergio Ramos, 52 milioni vado ad accettare, e 53 milioni anche per Alex Telles. Vamos! Si abbassa lo stipendio addirittura Alex Telles. Tra l'altro ragazzi ci rimangono 55 milioni a dirla buona per un altro colpetto. Questi 55 milioni io non pensavo ci potessero rimanere, e quindi ragazzi andrei su un bel portiere. Intanto vi faccio vedere la nuova formazione. Guardate qui, abbiamo risistemato tutta la difesa. Potremmo andare su un'ala destra, però Politano mi piace molto come giocatore, quindi io andrei magari sul portiere, anche se Meret è molto giovane e cresce. Però ragazzi, magari prendere un portiere più in là con gli anni, spendendo un po', però che abbia un bel overall, potrebbe garantirci secondo me dei risultati molto molto più buoni. E ragazzi, indovinate un po', Keylor Navas, 88 di overall, 34 anni, non costa nemmeno 50 milioni. Andiamo a fare un'offerta al Paris Saint Germain. Io offro 20 milioni per Keylor Navas. Vogliono Mario Rui? Non penso che possa darti Mario Rui, cioè accetta i soldi e buona. 25 milioni per Keylor Navas, accetta, perfetto. Comunque ragazzi, 88 di overall ed è un portiere, quindi non decresce. Non aveva senso dar via Mario Rui perché già la rosa è molto corta. Dovessimo dar via pure Mario Rui, cioè ragazzi poi veramente non giochiamo più con nessuno. E tra l'altro abbiamo ancora soldi, ma quanti soldi abbiamo? E ragazzi, dato che ci rimangono ancora un po' di soldi, andiamo a fare un'offerta alla Roma per Cristante, giocatore che può fare praticamente tutti i ruoli. Vogliono Petagna, no, non posso dartelo Petagna, però ti posso alzare volendo i cachet.
23 milioni per Brian Cristante, ne vogliono 26. Ne offro 22 con la clausola della rivendita, per forza 26. E a 24 milioni la Roma accetta. Brian Cristante è comunque un giocatore che può fare mediano, centrocampista centrale, trequartista, difensore centrale, può far tutto. Col budget che avevamo, ragazzi, secondo me potevamo prendere pochi giocatori come lui. Stipendino accettato e ragazzi abbiamo completato questo nuovo Napoli. Spero di aver fatto una squadra competitiva. Di sicuro, ragazzi, Hazard è stato il super colpo, poi anche Ramos. Dai, sono molto soddisfatto, sono molto molto soddisfatto, ragazzi. Tra l'altro bastone in panca, abbiamo anche Keylor Navas 88, cioè in difesa, ragazzi, abbiamo sistemato qualsiasi cosa. Petagna, Osimhen, Bocca, ragazzi, ci sono tutti. Va bene, io simulo, ci vediamo alla fine. Per ora siamo al quarto posto e ai sedicesimi di Europa League. Ok, ragazzi, ci siamo. Non vedo nessuna finale di Europa League. Vedo una sconfitta contro il Genoa e una vittoria contro la Juve. E tra l'altro pareggio contro Lazio e Atalanta. Penso di non aver vinto lo scudetto, però vediamo dove siamo arrivati, ragazzi. Terzi. Abbiamo migliorato la nostra classifica e soprattutto abbiamo superato il Piemonte Calcio, la Juventus, in questa classifica di Serie A. Vediamo un pochino i nostri giocatori. Allora, nessuno ha fatto 14 gol, miglior marcatore Cristiano Ronaldo, Belotti 19 gol, tanta roba, Gignac addirittura. Allora, vabbè, Politano lo tengo cheat. Ma va, fa mock. Vabbè, a parte l'infortunio di Politano, ragazzi, stanno tutti a posto. Ramos ha tenuto da grande, Thiago Silva un po' di meno, Alex Telles addirittura è cresciuto, Trippier ha tenuto la grande, Mertens pure, Hazard, ma vediamo. Che sfiga, regà, vabbè. Un giocatore non doveva farsi male, che non avevamo i cambi. Palesemente si fa male quello lì, vabbè. Allora, Ramos tra l'altro mi ha fatto in 23 presenze 8 reti inviolate e 2 gol, fenomeno. Alex Telles, che acquistone, ragazzi, 5 gol e un assist in 25 presenze. Poi, allora, Thiago Silva ha giocato poco, Ha giocato poco Thiagone Silva, ha giocato di più bastoni. Ramani, addirittura 5 gol, grande Ramani, che si fa il più 2. Trippier, 2 assist, non ha giocato tanto, ha giocato molto di più Di Lorenzo, che ha fatto anche 4 gol. Cristante, 3 gol e 4 assist. Bakayoko, nada. Quindi Cristante ha preso anche il posto di Bakayoko. Lobotka, 4 assist. Zielinski, 3 gol e 4 assist. Fabian Ruiz, 6 gol e 4 assist. Politano stava anche andando bene, si infortuni, 10 gol e 3 assist. Eden Hazard in 21 presenze in Serie A, 13 gol e 4 assist. Mi piace, posso dirti che mi piace. Mertens ha giocato tutte le partite, però 14 gol e 10 assist. Petagna 2 gol. Osimhen ha fatto bene, è cresciuto di 3, 16 gol e 4 assist. E avevamo anche Milik in prestito. Vabbè, ragazzi, noi siamo stati sfortunati con Politano. E andiamo a vedere dove siamo arrivati in Europa League. Ma non penso comunque di essere arrivato chissà quanto lontano. Allora, vediamo. Già che avevamo comunque l'Ajax ai sedicesimi, vediamo ai sedicesimi quanto abbiamo fatto. Abbiamo vinto 4-1 in scioltezza con l'Ajax. Agli ottavi abbiamo perso contro il Wolfsburg. Vabbè, incredibile. E niente, vabbè, ragazzi, comunque abbiamo fatto meglio rispetto al girone d'andata, terzo posto. Mi dispiace per Politano, veramente, cioè mi dispiace proprio, perché ho fatto tutto sto casino e poi Politano si infortuni. Comunque, ragazzi, bisogna sempre imparare da questo gioco. Io vi saluto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale, da ZV è tutto, ciao ragazzi!